A questa conferenza stampa abbiamo invitato, oltre ai giornali, Giornale di Vicenza, Gazzettino, Corriere del Veneto, Vicenza Più, TVA, abbiamo invitato anche CGIL, Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori e Partito Socialista Italiano. Sono presenti e si sono presentati Corriere del Veneto, Vicenza Più, Sinistra Ecologia e Libertà. Gli altri sono assenti e ci dispiace. Ci dispiace che siano assenti perché praticamente confermano il nostro sospetto, che ormai sta diventando anche una convinzione, che della Marlana e della Marzotto non si debba parlare nella nostra provincia. Il 30 settembre ci sarà l'udienza preliminare del processo su quanto è successo alla Marlana di Praia Mare. Sono indagati Silvano Storer, Antonio Favrin, Jean de Jaeger, Carlo Lo Monaco, Attilio Rausse, Lorenzo Bosetti, Bruno Taricco, Vincenzo Benincasa, Salvatore Cristallino, Ivo Comegna, Giuseppe Ferrari, Lamberto Priori, Pietro Marzotto, Ernesto Ermilio Fugazzola. Sono persone importanti, dirigenti d'azienda, manager, imprenditori, ex sindaci, nomi molto conosciuti anche nella nostra provincia, perché lo stabilimento di Praia Mare fu di proprietà della Lanerossi prima e dal 1987 della Marzotto. In quella fabbrica è successo qualcosa di eccezionale gravità. Si sono ammalati di cancro moltissimi lavoratori e decine ne sono morti. Sono stati sotterrati veleni che hanno inquinato il terreno dove sorge la fabbrica. Una strage di persone, una devastazione ambientale che ha pochi paragoni in Italia e in Europa. Ogni anno in Italia muoiono sul lavoro più di 1000 lavoratori, 3 ogni giorno. E sono migliaia le persone che muoiono a causa di malattie professionali. È una strage indegna di un paese civile, una tragedia che continua nel silenzio e nell'indifferenza. Il caso Marlane è un drammatico esempio. Noi accusiamo. Gli organi di informazione più diffusi nella nostra provincia hanno taciuto. Una notizia tratante, solo qualche riga in cronaca, senza spiegare, senza approfondire. Le organizzazioni politiche e sociali vicentine non hanno fatto niente, non hanno detto nulla. Un muro di gomma che serve solamente a nascondere la verità. Noi accusiamo quella che è una vera e propria omertà. Se le parole sono pietre, il silenzio è un macigno che schiaccia la libertà. Facciamo appello a tutti, perché quanto è avvenuto e avviene alla Marlana di Praia Mare sia portato a conoscenza dell'opinione pubblica. Facciamo appello alle forze politiche e sociali democratiche perché si mobilitino. Forse il processo finirà con un nulla di fatto, magari per qualche cavillo burocratico, ma le decine di morti restano. Restano gli ammalati di cancro, resta il dramma di intere famiglie, resta la devastazione ambientale. Dobbiamo agire e lottare uniti perché non si debba più morire per il profitto di qualche padrone. Noi non possiamo e non vogliamo tacere.